Questa è in sostanza la soluzione di Martin Heidegger. Serge Latouche più volte ha detto di considerare in qualche modo Heidegger come uno degli autori possibili del canone della decrescita, perché Martin Heidegger meglio di ogni altro coglie questo processo, per dire che sostanzialmente la devastazione dell'ambiente realmente esistente è il portato ineludibile di una concezione dell'ente pensato come disponibile. Il capitalismo, o direbbe Martin Heidegger, la tecnica, pensa di poter utilizzare tutto indistintamente, gli animali, l'ambiente, l'uomo stesso, come strumento per la crescita illimitata della potenza, l'autovalorizzazione illimitata della potenza. Da questo punto di vista, naturalmente, l'uomo stesso si illude di disporre dell'ente nella sua totalità, ma è lui stesso utilizzato da questo processo. Martin Heidegger dice: l'uomo è der Gebrauchte, l'utilizzato, finisce egli stesso per essere disposto a mo' di giocattolo nelle mani della tecnica. Questo è l'inquadramento del problema, che poi potete riempire di contenuti scientifici a vostro piacimento. Non si calcolano nemmeno più le ricerche scientifiche su come il nostro modello di sviluppo stia impattando sull'ambiente, di come nuove specie animali scompaiono, ad esempio. Ecco, si interrompe, si logora la catena degli animali, l'ambiente subisce mutamenti devastanti. Pensate anche solo alle due bombe atomiche, pensate a Chernobyl, pensate a Fukushima, per citare alcuni esempi conclamati. Quindi questo è in sintesi il problema ambientale. Che fare al cospetto di questo problema ambientale? Beh, Martin Heidegger ci direbbe: bisogna uscire dal pensare metafisico, dal metaphysisches Denken, bisogna tornare a un pensiero rammemorante che pensi l'essere, che ci ponga verso nella condizione di un nuovo inizio, di un nuovo e diverso inizio. Altri autori, e forse lo stesso Serge Latouche, direbbero che bisogna cambiare modello di sviluppo. Se volessimo dirla con la grammatica vetero-marxista, diremmo che per salvare l'ambiente bisogna uscire dal capitalismo, cambiare modello di sviluppo, trovare un modo di sviluppo che ponga in essere un equilibrio fra l'uomo, l'ambiente, gli animali, le forme del creato nella loro pluralità. Questa è una possibile, sono possibili soluzioni che, ben capite, hanno diversi gradi di praticabilità, se non altro colgono il problema. Sia Heidegger sia gli autori del canone marxista capiscono che questo modello è insostenibile per l'ambiente, oltre che per la vita. È insostenibile, quindi bisogna compiere un esodo da questo modello, perché questo modello è come dire, un modello insostenibile che presto o tardi ci porterà nell'abisso.